Bentrovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. È la vigilia di Audace Cerignola Foggia, il derby di Capitanata, che torna per la terza volta nel corso di questa stagione. Ce ne sarà una quarta, chiaro, normale. In programma lunedì prossimo allo Zaccheria, ma focalizziamo evidentemente l'attenzione su questa sfida che andrà in scena domani sera alle 20:30 al Monterisi, partendo dalla nota negativa, perché insomma sarà un derby a metà ancora una volta, perché il GOS ha deciso di fatto che la trasferta sarà vietata ai tifosi del Foggia. Francamente ce lo aspettavamo, insomma, abbiamo atteso l'ufficialità della notizia, però era ampiamente prevedibile che si andasse in quella direzione, anche perché insomma l'impianto dell'Audace non è che sia particolarmente capiente, oltretutto è localizzato all'interno del centro cittadino, quindi presenta tutta una serie di problematiche che hanno sconsigliato l'apertura del settore ospiti per i tifosi del Foggia. Ma comunque è una nota dolente, perché il calcio, come spesso si dice, dei tifosi, è non avere i colori, la passione, il trasporto della tifoseria in un appuntamento cruciale della stagione come questo, sicuramente è una sconfitta per il calcio più in generale. Detto questo, parliamo di questa gara che si arricchisce oggettivamente di nuovi significati. Il motivo è presto detto. Vedete, Audace Cerignola Foggia storicamente, per quanto derby, ma è stato sempre un derby in tono minore, perché insomma, nella migliore delle ipotesi, si è giocato in una Serie C che non aveva grandi slanci né per il Foggia né per il Cerignola. Invece, questo appuntamento di domani è un appuntamento che andrà decisamente consegnato alla storia, perché per la prima volta vale per la presunta volata per l'accesso alla Serie B. Si giocano gli ottavi dei playoff sulla lunghezza dei 180 minuti. Chi andrà avanti si ritroverà nei quarti, ovviamente potrà continuare a cullare il suo sogno, ma in questo momento sia il Foggia che il Cerignola sono in lizza per il salto in B, e questa è una notizia, una novità, una primizia che va giustamente ed adeguatamente celebrata. Il Foggia ovviamente deve cercare di invertire un trend che è molto negativo per la formazione rossonera, perché due sono i precedenti in questa stagione, e sono due precedenti estremamente negativi, due vittorie, due sconfitte, scusate, molto pesanti: la remontata dello Zaccheria dei gialloblu da 2-0 per il Foggia, 3-2 per l'Audace, e poi ancora più grave il 4-2 dello scorso 19 marzo, che si è portato dietro tante scorie e che poi ha portato insomma all'ennesimo avvicendamento in panchina subito dopo qualche settimana, praticamente dopo la sconfitta successiva con il Monterosi. Ma lì già praticamente le crepe erano venute a galla, e quindi si andava in quella direzione. Domani sera dovrebbe essere tutta un'altra partita, perché la posta in palio è molto più importante. C'è da mettere a punto una strategia per provare a venire a capo di questi 180 minuti, e ci capirà soprattutto e ci piacerà soprattutto capire se il Foggia sarà squadra diversa. Ci auguriamo davvero che sia così, rispetto a quella che abbiamo visto soltanto domenica scorsa contro il Potenza. Così non fosse, ci sarebbe molto da preoccuparsi. Un'ultima annotazione: vi ho detto che è una sfida che va comunque consegnata
alla storia, occhio, perché questo è anche un segnale dei tempi che cambiano. Merito soprattutto del Cerignola, che non più tardi di 10 anni fa militava soltanto in prima categoria e che poi, grazie alla famiglia Grieco, adesso è lì a lottare per un obiettivo chiaro, preciso. Difficile ovviamente che lo centri, ma comunque si tratta di un piccolo, grande capolavoro di provincia. Ciao!